Questa sera un incontro con un rappresentante dell'Eurotech e i cittadini per parlare della problematica del teleriscaldamento. Quali sono le conclusioni che si possono trarre da questo incontro? Ma sì, allora intanto io avevo promesso ai cittadini che mi hanno telefonato a tutte le ore che mi sarei impegnato per convocare Eurotech e per cercare di coordinare un attimo quello che era, quantomeno di farli parlare assieme, ecco. Per cui questa sera ho mantenuto questa promessa. Mi sembra che il risultato finale sia quello che comunque Eurotech ha dato tutta una serie di indicazioni su quelle che sono le attività che sono venute fuori e che stanno venendo fuori, e cioè che noi abbiamo 3 caldaie, che una di queste ancora non funziona, ma quando entrerà in funzione anche questa 3ª caldaia i rischi dovrebbero essere praticamente quasi nulli. Dopodiché hanno preso atto che il disagio c'è stato, per cui adesso si andrà innanzitutto a cercare sui contratti di essere più chiari per quanto riguarda i mancati funzionamenti, il mancato servizio e quindi anche le penali per certi versi, e dopodiché ci sarà anche, insomma, una richiesta di ulteriore scontistica, insomma, per quelli che sono stati i disagi passati. Questo è quello che è venuto fuori. L'azienda si è fatta carico di fare una proposta, per cui adesso vediamo che tipo di proposta fa. Questo per quanto riguarda le utenze private. Ovviamente noi abbiamo un contratto come comune, ed io che gestisco i soldi pubblici devo fare altro, però, nel senso che io comunque devo tutelarmi e devo fare in modo di non finire personalmente alla Corte dei Conti, nel senso che io non è che posso mettermi a fare una trattativa, c'è un contratto, noi abbiamo nominato un avvocato e dopodiché si cercherà di capire quali sono le scontistiche o quali saranno le penali che noi abbiamo applicato, se l'azienda, insomma, vorrà scontarcele tutte, ecco. Altrimenti credo che si andrà per le vie legali, come è giusto che sia.